Eccoci qui, abbiamo Ella Bucalo e Paola Frassinetti di Fratelli d'Italia. E si è appena concluso il convegno organizzato dalle organizzazioni sindacali maggiori qui a Roma sulla politica e la scuola, soprattutto incentrato sulla nuova legislatura che si verrà a determinare dopo le elezioni del 25 settembre. Cosa vorrete fare sulla scuola? Priorità assoluta. Bisogna firmare subito, ora, non domani, ora, l'aumento del contratto. I soldi ci sono già, sono stati stanziati. Nell'ultima legge di bilancio si è aumentato da 30 milioni a 300 milioni che sono già inseriti nel MOF. Quindi basta un atto di indirizzo da parte del Ministro per poterlo mettere al tavolo. Non si può più attendere. Basta questo governo che pensa ad inserire docenti esperti o quant'altro che non hanno nessuna finalità. Bisogna puntare su una scuola di qualità e la scuola di qualità si dà con un aumento di stipendio adeguato e con l'eliminazione del precariato. I soldi stanziati però sono all'incirca 100 euro, 110 euro lordi al dipendente. Non possono bastare. No, non possono bastare, però intanto si firma questo inizio di contratto e poi si cercano delle risorse aggiuntive. Come si possono trovare queste risorse? Intanto gli ho detto che c'è i 300 milioni già stanziati nel MOF, altri 17 li troveremo per il personale ADA, 17 più 34 milioni nel fondo per le nuove professionalizzazioni. E poi cercheremo di investire i 17 miliardi che sono stati previsti dal PNRR in modo serio con una rivisitazione del PNRR. Bene, passiamo a Paola Frassinetti. Per quanto si è parlato anche per quanto riguarda il personale della scuola, un personale che quest'anno dovrà fare a meno anche dei colleghi cosiddetti Covid, sono stati cancellati. Come non vi saranno riduzioni di alunni per classe, di conseguenza l'organico rimane immutato. Se la destra andrà al governo, vi saranno novità su questo piano? Noi nel nostro programma abbiamo inserito la permanenza dell'organico Covid ritenendola fondamentale, e così come abbiamo contestato il fatto che il governo non sia riuscito a ridurre gli alunni per classe. Le classi pollaio che erano tanto osteggiate anche dai 5 Stelle all'inizio di questa legislatura, poi alla fine sono rimaste tali. Quindi ci impegneremo in questo senso perché bisogna comunque tenere alta l'asticella del contrasto alla pandemia e quindi ci vogliono meno alunni per classe, sistemi di areazione che riducono dell'80% la possibilità di contagio. Quindi di questo noi ci facciamo portatori, così come l'abbiamo fatto in regioni governate da noi come le Marche e l'Abruzzo. Un'ultima domanda, Presidente, sulla stabilizzazione dei precari, qual è il vostro programma? Beh, il nostro programma è quello del doppio canale. E conseguentemente oltre all'organico di merito poi andare a attingere dalle graduatorie, dalle GPS, naturalmente con dei percorsi professionalizzanti per abilitarsi che verranno fatti successivamente. Grazie alle rappresentanti di Fratelli d'Italia.